Siamo col presidente del teatro invece, Perzio Flacco, con il presidente Arcieri. Presidente, anche lei qui stasera per l'ultimo spettacolo, l'ultimo evento del Festival Teatro Romano? Sì, una tappa obbligata anche per Simone Migliorini che si è impegnato così tanto. È un evento che ha portato il nome di Volterra un'altra volta dopo 18 anni con un festival degno di attenzione. Teatro Perzio Flacco e Festival del Teatro Romano e Internazionale del Teatro Romano assumono sempre di più questa dimensione di collaborazione per offrire un programma estivo e invernale ai concittadini e ai turisti. Grazie Presidente, buon spettacolo, arrivederci. Grazie. Sindaco, una battuta. Allora, fino a qualche settimana fa era quasi un po' impossibile, al di là di pensare di fare spettacolo mercoledì stasera, che c'è veramente tanta gente, ma soprattutto anche tutti i turisti ci sono in città. Credo nessuno di noi, è una grande sorpresa, è una bella sorpresa, è anche frutto del lavoro che è stato fatto, quindi una promozione della città, una città che comunque è sicura, che nell'organizzare anche spettacoli come questo ha rispettato tutte quelle sono normative, quindi non facile da rispettare, però credo che tutti i dubbi avevamo noi nell'organizzare qualcosa in questa fase siano stati fugati, e questa è la testimonianza che si può comunque fare anche teatro, anche promozione, e credo che bisogna anche ricostruire su questa crisi sanitaria che ci ha colpito in questi mesi anche un futuro nuovo e una prospettiva nuova per Volterra, per il teatro e per la cultura. Per quanto riguarda il fatto di essere qui stasera, credo sia duplice la soddisfazione, no? Il fatto di essere qui in questo posto meraviglioso dove che trasuda storia, tradizione e quant'altro, ma due, essere qui a uno spettacolo come quelli dei giorni scorsi, che soltanto due, tre mesi fa, a più tardi, nessuno avrebbe pensato di poterci essere, quindi si fosse celebrato. E questo mi sembra una cosa bella, importantissima, che dà un senso di fiducia per il futuro, non solo per il festival, ma per tutti. Presidente, guardi, abbiamo qui anche la dottoressa Sorgi. Dottoressa, la prendiamo al volo, della sovrintendenza di Pisa. Dottoressa, anche lei stasera allo spettacolo, all'ultimo spettacolo di Simone Migliorini, ovviamente la sovrintendenza ci ha, voglio dire, su questo spettacolo, diciamo, non solo sovrintende, ma comunque ha controllato tutti gli allestimenti. Direi soprattutto dell'utilizzo delle sedute del teatro che a suo tempo furono finanziate dalla banca, no? Sì. E sono state anche a suo tempo oggetto di scandalo, poi alla fine in questo giro, insomma, di valze si sono ricreduti e siamo giunti, come dire, tutti a più miti consigli. Io dubito che potremo mai rifoderare la cavea con queste sedute, però devo dire a un ordine stanno bene e sono molto belle. Bene, detto, grazie a tutti. Detto da lei, quindi insomma è una veramente bella cosa. Grazie dottoressa. Anche a lei buona serata. Presidente, l'ultima domanda, che ne pensa di questo turismo? Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, sta notando
questo aumento che sembra in città ci sia in questi ultimi giorni? No, ci sia, c'è, quello senz'altro. È anche una conseguenza un po' di quello che è successo e forse potremmo anche dargli una chiave di lettura positiva, cioè che gli italiani che si stanno guardando in casa, cioè in Italia, stanno apprezzando ancora di più località importanti come Volterra e stanno venendo in numeri che nessuno avrebbe pensato un mese fa, nemmeno tanto tempo fa, un mese fa, e mi auguro che questa venuta non programmata possa rappresentare l'inizio di venute future e quindi vederlo veramente crescere in maniera decisa il turismo a Volterra. Grazie Presidente, buon spettacolo. Ciao. Al mio apparire. Loro signori vorrebbero farmi intendere sotto le parole qualche cosa che la parola non dice. Ah, vogliono che gliela spieghi io la cosa com'è? Ditelo voi, sono o non sono pazzo? Ma sì che sono pazzo! Sì, allora per Dio, inginocchiatevi! Inginocchiatevi tutti quanti! Toccate tre volte per terra con la fronte! Avanti! Ma no, dai! Mi avete ubbedito! Pecore! Sruzzamba! Niente. Aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi così a distanza. Ecco, guarda, spunta di nuovo il capo. Povera signora. Ma che povera signora? Vorrebbe, capisce, che me ne stessi a casa. Grazie. Francesca Signorini, Davide Danelli, Domenico Bertari, Simone Migliorini. Mamma, quanto siete stasera, grazie. Grazie. Direi che è un bilancio positivo. È stato difficoltoso per tutte le cose che sappiamo, però non abbiamo mai smesso un minuto di pensare alla possibile realizzazione di questa 18ª edizione. Siamo contenti, sono successe cose anche molto belle, come il riadeguamento delle gradinate che ci hanno permesso di mantenere una capienza adeguata al sito, altrimenti le normative del Covid ci avrebbero ridotto di troppo la platea, ma non solo, ma anche fanno un'ambientazione molto suggestiva, più suggestiva del solito. Il bilancio è stato positivo, abbiamo avuto tre prime nazionali, abbiamo avuto delle produzioni, delle coproduzioni, e anche se il numero di spettacoli è stato ridotto rispetto alle edizioni precedenti, però il pubblico è cresciuto, si vedeva che il pubblico aveva voglia di ritornare un po' a vivere e anche il pubblico di Volterra, devo dire, che è incrementato e questo mi fa molto piacere perché il teatro è anche comunità. Siamo stati inseriti insieme a Siracusa a far parte di una rete dei festival dei teatri del Mediterraneo, del Mediterraneo del Nord e del Mediterraneo del Sud. Teresa, sei un po' emozionata per lo spettacolo di Simone oppure ormai ti sei abituata in tutti questi anni di Simone che fa sì, teatro? L'emozione c'è, però ci sono abituata.
Ci sono abituata perché senza di lui non posso stare. Non me lo rubate il mio figliolo, eh? Non te lo rubiamo. No. 916 morti in una sola notte. Era lui. Era lui. La morte era lui. L'aveva lì, nelle due dita e nel fiato. Poteva far morire tutti. Non ci voleva nulla. Non l'avrebbe fatto per odio di nessuno. Non conosceva nessuno. Come la morte. Un soffio. E via.